Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Santa Caterina Valfurva, regina della neve, il 5 e 7 dicembre, nei due giganti di recupero in Coppa del Mondo maschile cancellati in Val d'Isère. Palpabile l'entusiasmo degli atleti, messi a dura prova dalle abbondanti nevicate. Artefici del doppio successo, la Federazione Italiana Sport Invernali, Regione Lombardia, Comune di Valfurva, Società Santa Caterina Impianti, Onlus Cancro Primo Aiuto. Migliore degli italiani, il piemontese Giovanni Borsotti, 21esimo nella prima gara, vinta dal croato Filip Zubčić in 2:15:06, secondo lo sloveno Zan Kranjec 2:15:18 e terzo lo svizzero Mark Odermatt 2:15:36, primo nella seconda gara in entrambe le manche con 2:08:42 davanti all'americano Tommy Ford 2:09:16 e al croato Filip Zubčić con 2:09:17. Un bel sesto posto per il trentino Luca De Aliprandini con 2:09:28. Sul podio anche passione, capacità e serietà degli imprenditori del mondo della montagna. Che bisogna fare un applauso agli organizzatori e a tutte le persone che hanno lavorato tutta la notte, perché riuscire a fare una gara in queste condizioni è veramente d'applauso. Su quello che invece è la prestazione dell'Italia, siamo un po' delusi perché pensavamo qualcosa di meglio. È una località che in poco tempo riesce a organizzare un evento mondiale e quindi vuol dire che è una sicurezza assoluta per quello che possono essere gli sport invernali. Pubblico assente, solo gli addetti ai lavori. Questa gara rappresenta tantissimo per molti motivi. Innanzitutto il riconoscimento a livello internazionale dell'organizzazione, perché nel giro di poco tempo si è riuscito a recuperare due giganti che erano saltati in Val d'Isère, e il fatto che la Federazione Internazionale abbia scelto Santa Caterina è perché sapeva di trovare un'organizzazione, un comitato organizzatore che nel giro di poco tempo poteva organizzare due gare di Coppa del Mondo. La pista bellissima, sempre apprezzata, e poi anche dal punto di vista di promozione a livello mondiale. La pista porta il nome della grande campionessa furvese Deborah Compagnoni. Cancelletto di partenza poco sopra i 2.065 metri, pendenze con punte del 36% hanno permesso agli atleti di esprimere il loro talento. Sul canalino, piano di Plaghera, curva Gimondi, zona Funk, Dosso Meraldi e nella parte finale, bella filante, ai 1750 metri del traguardo. Lasciamo raccontare l'impossibile a chi l'ha preparata insieme a 200 volontari. Prima abbiamo bagnato tutta la pista con 1500 metri cubi di acqua, bagnata, cingolata e fresata con i gatti. Poi continuava a nevicare, l'abbiamo pulita per un giorno e poi questa notte dalle 3 con 4 gatti coi vericelli abbiamo lavorato a tratti, primo tratto, secondo tratto, terzo tratto, pulendo tutte le piste. Avevamo già fatto il tracciato, ma abbiamo dovuto levare tutte le porte perché era troppa la neve, erano 40 centimetri proprio misurata. Levato tutte le porte, pulita tutta, ritracciato, e poi abbiamo continuato fino alle 9:30 a pulire con i maestri. A poco sono serviti i 56 nuovi cannoni sparaneve. La neve di Santa Caterina è stata la più bella cartolina in mondo visione. Una cosa fantastica, unica. Santa Caterina riparte grazie all'aiuto di tutti, di regione, della provincia, del comune, della comunità montana, le istituzioni, tutti gli sponsor, tutti quelli che sono intervenuti. Non bisogna dimenticare la Federazione Italiana Sport Invernali, la FIS, la Cancro Primo Aiuto che ci ha sempre supportati, eccetera. Ma quello che penso realmente è che Santa Caterina oggi vince. Vincono tutti quelli che hanno lavorato, vincono tutti gli uomini della società Impianti, vincono le infrastrutture che la società Impianti ha messo a disposizione rifacendo impianti di innevamento, investendo più di 1 milione di euro quest'estate.